Buongiorno a tutti. Allora, la scorsa volta abbiamo affrontato di nuovo la storia di Milano dalle origini fino al Medioevo. Abbiamo visto la prima parte del Medioevo, cosa succede in epoca medievale a Milano, quindi poi abbiamo visto i vari monumenti, le testimonianze archeologiche dell'epoca romana, soprattutto del tempo imperiale in cui abbiamo detto che Milano è diventata nel periodo imperiale romano. A un certo punto Milano diventò anche la capitale, la sede imperiale. Per quanto riguarda l'impero d'Occidente, abbiamo visto quindi anche i resti archeologici del palazzo imperiale, del circo, quindi alcune testimonianze, e poi ci siamo spostati sull'epoca medievale e abbiamo visto alcuni luoghi simbolo della città medievale, come per esempio Piazza dei Mercanti, la Basilica di Sant'Ambrogio, e abbiamo detto che Milano ha avuto un primo importante scontro con una potenza straniera che era quella del Sacro Romano Impero, e Milano è stata a capo della Lega Lombarda che si è scontrata con il Barbarossa, imperatore del Sacro Romano Impero, nella celebre battaglia di Legnano. Quindi abbiamo visto anche questi episodi storici che ha dovuto affrontare la città di Milano nell'epoca medievale. E oggi proseguiamo con dove ci eravamo lasciati all'incirca, quindi con la seconda fase, diciamo, del periodo medievale. Vediamo in particolare l'ascesa dei Visconti e anche l'arrivo degli Sforza. Quindi ci concentriamo sulla parte di Milano come signoria prima e poi come ducato. Allora, in particolare Milano, abbiamo detto, era in questo periodo nel Medioevo. Era retta da un governo di consoli, quindi era un libero comune. Se vi ricordate, vi ho parlato di una struttura in cui c'erano dei consoli che venivano eletti in numero variabile, non sappiamo quanti fossero, ed erano i magistrati più importanti che reggevano il potere nella cittadinanza, nello Stato milanese. E però questa situazione era destinata a cambiare. E in particolare un passaggio molto importante nella storia di Milano avviene quando la città si scontrò con l'imperatore del Sacro Romano Impero, non il Barbarossa, ma un altro imperatore, Federico II, nel 1237, nella battaglia di Corte Nuova, in occasione di uno scontro con il Sacro Romano Impero, i milanesi vengono sconfitti. E questo episodio è molto importante perché l'esercito milanese, che appunto era stato sconfitto, quindi aveva bisogno di sostegno, di riparo, viene ospitato da un personaggio che poi diventerà molto importante, che era Pagano Torriani e che era podestà di Brescia e che diede asilo all'esercito milanese nelle sue terre della Valsassina. E questo è importante, questo episodio, perché proprio per questi meriti che comunque aveva per questi meriti di Pagano Torriani, Pagano Torriani viene nominato capo della credenza di Sant'Ambrogio, quindi diventa anziano della credenza di Sant'Ambrogio. E che cos'era questa credenza di Sant'Ambrogio? Era un'assemblea che dava voce al popolo minuto e che si era formata proprio in epoca medievale, poi la sua funzione verrà a cessare alla fine del 200, comunque in questo periodo era ancora un organo politico molto importante, e quindi Pagano Torriani ottiene questa carica nel 1240 proprio per i suoi meriti, per il fatto che aveva aiutato l'esercito milanese. E questo è un passaggio molto importante nella storia di Milano, perché successivamente il nipote di Pagano Torriani, che si chiamava Martino Torriani, diventa a sua volta capo anziano della credenza di Sant'Ambrogio e nel 1259 la stessa credenza di Sant'Ambrogio lo nomina signore di Milano. Quindi abbiamo un passaggio fondamentale da un governo di un libero comune a una signoria. Quindi è bene ricordare che prima comunque delle grandi famiglie che hanno dominato la città di Milano come gli Visconti e gli Sforza c'è stata la signoria dei Torriani. Torriani, anche detti della Torre, che avevano appunto questo stemma che vedete in foto, che simboleggia appunto una torre, e quindi appunto c'è questo riferimento anche nel loro emblema caratteristico. I Torriani, che cosa fecero, diciamo, nella città di Milano?
cercarono di portare avanti una politica espansionistica e anche di fare degli interventi di carattere urbanistico. Quindi si forma questa signoria dei Toriani, ma i Toriani comunque avevano anche degli oppositori, quindi da un lato erano stati acclamati per questi meriti di famiglia e poi avevano avuto sempre più potere nella città di Milano, ma avevano anche comunque degli oppositori. E in particolare, come potete immaginare, i loro oppositori erano soprattutto rappresentati dalla famiglia dei Visconti. I Visconti si può dire che, semplificando, rappresentavano più gli interessi della fazione aristocratica, mentre i Torriani rappresentavano più gli interessi della parte popolare. In realtà entrambi, diciamo, entrambe le famiglie aspiravano a essere i legittimi rappresentanti, diciamo, si ponevano come legittimi rappresentanti della città di Milano, quindi volevano appunto essere i signori della città di Milano. E un primo scontro molto importante fra i Torriani e i Visconti avviene, proprio uno scontro di carattere politico e poi di carattere militare, avviene quando in particolare Ottone Visconti, quindi un membro della famiglia dei Visconti, viene nominato dal Papa Urbano IV arcivescovo di Milano. E questo è molto importante perché, come sappiamo, dai tempi di Sant'Ambrogio la figura dell'arcivescovo era una figura comunque molto importante nella città di Milano, una figura di grande prestigio e anche molto influente nella vita cittadina. E quindi questa nomina viene vista chiaramente in malo modo dai Torriani, che avrebbero voluto che fosse stato nominato un loro membro, un membro della loro famiglia. Quindi avrebbero voluto chiaramente la nomina a un membro della loro famiglia. Invece viene nominato arcivescovo di Milano un Visconti, Ottone Visconti. E chiaramente i Torriani non potevano accettare questo e quindi contestano apertamente questa nomina di Ottone Visconti, lo accusano di essere addirittura vicino a dei movimenti eretici e gli impediscono di prendere possesso della sede arcivescovile. A quel punto Ottone Visconti decide di reagire e raduna intorno a sé tutta l'opposizione ai Torriani, tutti coloro che non erano, diciamo, d'accordo con il potere dei Torriani, e a quel punto scende proprio in campo, quindi abbiamo degli scontri dal punto di vista proprio militare, scoppia una guerra civile che si protrae per ben 15 anni, e nel 1276 abbiamo un primo scontro molto importante dal punto di vista militare, che è la battaglia della Guazzera, combattuta sul torrente della Guazzera, dove in particolare riescono i Torriani a riportare una vittoria molto significativa, ma nonostante la vittoria dei Torriani, questa battaglia, che è una battaglia particolarmente sanguinosa, in realtà contribuisce a volgere l'opinione pubblica verso a favore dei Visconti. Perché in questa occasione i Torriani vincitori si comportarono in modo particolarmente duro con i prigionieri, tanto che i prigionieri furono sottoposti a un processo per alto tradimento, furono poi decapitati e le loro teste furono appese sulle mura di Gallarate. Quindi è proprio in bella mostra per proprio anche intimidire i nemici dei Torriani. E chiaramente questo però volse l'opinione pubblica in favore dei Visconti, quindi i Torriani iniziarono ad essere visti come dei pericolosi tiranni. E poi quando ci fu nel 1277, quindi l'anno dopo la battaglia di Desio, i Visconti riportarono una vittoria decisiva e furono acclamati dalla popolazione milanese. In particolare, in occasione della battaglia di Desio, i Visconti riuscirono a catturare il capo dei Torriani, che in quel frangente era Napo Torriani, che venne imprigionato in un castello nei pressi di Como e successivamente morirà in prigionia qualche mese dopo, quindi una fine anche piuttosto ingloriosa, quella di Napo Torriani, che sancisce l'avvento proprio dei Visconti, quindi abbiamo chiaramente dopo la sconfitta dei Torriani. I Visconti sono incontrastati padroni della città di Milano e la data anche del 21 gennaio, che era la data della battaglia di Desio, 21 gennaio 1277, viene anche festeggiata come una sorta di festa nazionale.
Quindi la popolazione che aveva iniziato a parteggiare per i Visconti pensò in qualche modo di essere stata liberata da un tiranno, da alcuni tiranni, e quindi acclamò moltissimo i Visconti, tanto che il nipote di Ottone, Matteo, fu anche ribattezzato Matteo Magno, cioè il Grande, Matteo il Grande. E quindi Ottone chiaramente prese possesso della sede arcivescovile e i Visconti quindi iniziarono a diventare i signori della città di Milano. Qui vediamo una rappresentazione della battaglia di Desio, e quindi una rappresentazione della celebre battaglia che portò alla vittoria decisiva dei Visconti. E vediamo adesso lo stemma invece della famiglia dei Visconti, che ha una storia tra l'altro molto interessante, e come sappiamo lo stemma della famiglia dei Visconti è rappresentato da un biscione, che è un simbolo che abbiamo visto tante volte nella città di Milano. Lo si trova per esempio sul Castello Sforzesco, anche in stazione centrale, poi l'abbiamo visto in vari punti proprio della città di Milano. È un simbolo che è molto legato proprio alla nostra città, ma comunque nasce come simbolo dei Visconti e in realtà non è chiaro perché i Visconti avessero deciso di adottare questo simbolo. Sembra che, diciamo, secondo lo storico francese Michel Pastereau, i Visconti originariamente erano signori di una città chiamata Anguaria, forse l'odierna Angera. E in particolare questa parola anguaria si richiama alla parola latina anguis, che significa serpente. Quindi Visconti, diciamo proprio per un'etimologia, quindi per fare questo riferimento al nome della città su cui governavano, decisero di adottare il serpente, quindi appunto il biscione, come simbolo. E poi idearono tutta una serie di leggende per nobilitarne l'origine, chiaramente. E quindi abbiamo una serie di leggende che riguardano proprio l'origine del biscione. Secondo una di queste leggende, Bonifacio Visconti si scontrò in occasione di una delle crociate con i saraceni, ma durante la guerra suo figlio, che era un fanciullo, venne rapito da un enorme serpente che lo mangiò. Lo ingoiò e poi di ritorno dalla guerra, però Bonifacio Visconti riuscì a far sputare a questo serpente il bambino che era rimasto miracolosamente vivo. Quindi questa è una delle leggende che riguardano l'origine del biscione come simbolo visconteo, quindi in particolare aveva deciso di utilizzarlo secondo questa leggenda come simbolo proprio per commemorare l'episodio. E secondo invece un'altra leggenda, Ottone Visconti stava combattendo contro i saraceni sempre in occasione di una delle crociate e in particolare riuscì a sconfiggere un saraceno, il saraceno Voluce, che era noto per essere uno dei guerrieri più forti e temibili dello schieramento avversario, e in particolare riuscì a spogliarlo delle sue insegne, delle sue armi caratteristiche. E aveva come insegna un serpente. E quindi poi, diciamo, come gesto di vittoria per ricordare di aver sconfitto questo saraceno, decise di adottare le sue insegne, quindi i suoi emblemi, che erano appunto quelli del serpente. E poi c'è un'altra leggenda, ancora meno credibile di queste, che racconta che Uberto Visconti riuscì a sconfiggere un enorme drago che terrorizzava la Lombardia e che si ricollega alla leggenda del drago Tarantasio. Che era appunto questo drago che terrorizzava e rapiva, terrorizzava la cittadinanza, rapiva i fanciulli, si trovava in Lombardia in questo lago di cui non c'è più traccia, il lago Gerundo, e in particolare Uberto Visconti sarebbe riuscito a sconfiggere questo drago enorme e ad adottare questo simbolo, proprio avrebbe adottato questo simbolo proprio come commemorazione della sconfitta di questo drago. Quindi abbiamo una serie di leggende che riguardano l'origine dello stemma visconteo, che è un simbolo che poi è entrato a far parte della città di Milano, proprio del patrimonio iconografico della nostra città. E tornando invece alla storia proprio degli Visconti, abbiamo quindi, dopo la morte di Ottone,
il potere che passa nelle mani di Matteo Visconti, che era suo nipote, Matteo Visconti, che è questo che vedete in questa rappresentazione, Matteo Visconti detto il Magno, cioè detto il Grande, perché era stato acclamato all'indomani della battaglia di Desio con questo soprannome. Matteo Visconti riuscì anche ad ottenere un riconoscimento importante dall'imperatore del Sacro Romano Impero, che era un titolo ed era il titolo di vicario imperiale, quindi cercò di consolidare il suo potere. Ma nel 1302 c'è un breve ritorno dei Torriani, che erano guidati da Guido Torriani, che si era alleato con il signore di Piacenza, e che riuscirono a reinsediarsi nella città di Milano. A quel punto i Visconti dovette andare in esilio e andò in esilio a Nogarole presso i signori di Verona, i della Scala, anche detti Scaligeri, e allora il signore, l'ex signore di Milano, appunto, il Visconti, cercò appunto di attendere un momento opportuno per riconquistare il potere sulla città. E a quel punto attese per ben 9 anni in esilio, poi successivamente, quando l'imperatore Enrico VII di Lussemburgo giunse in Italia, il Visconti, Matteo Visconti, lo raggiunse ad Asti, fece un atto di sottomissione, ricordandogli il suo titolo di vicario imperiale e chiedendo il suo aiuto per riuscire a sconfiggere i Torriani e ritornare appunto nella città di Milano. E in un primo momento Matteo Visconti riuscì effettivamente a riprendere il potere sulla città di Milano, ma successivamente, nel 1318, fu colpito dalla scomunica del Papa. Infatti il Papa Giovanni XXII temeva che i Visconti potessero prendere troppo potere, potessero espandere il loro potere sulla città di Milano, e quindi decise di scomunicare Matteo Visconti, accusandolo di essere vicino a dei movimenti eretici, quindi fu accusato di eresia. E a quel punto si stabilì chiaramente la confisca di tutti i suoi beni, delle sue proprietà e anche chiaramente il fatto che non poteva più detenere delle cariche politiche. E quindi dovette andare ancora una volta lontano da Milano, si ritirò in particolare a Crescenzago, dove morì poco dopo, nel 1322. Quindi questa è la fine un po' di Matteo Visconti, Matteo detto il Magno, che aveva iniziato, diciamo, un po' il suo percorso politico con l'acclamazione del popolo, e poi finisce invece appunto ritirato a Crescenzago, dove muore poco dopo, nel 1322. A quel punto gli succede il figlio Galeazzo I, che decide di affrontare un esercito che nel frattempo si era formato contro i Visconti, un esercito antiviscontèo, di cui facevano parte il Papa e anche Torriani, chiaramente, e riesce ad affrontarlo nel 1323 nella battaglia di Vapio sull'Adda. E in questa battaglia particolarmente sanguinosa, secondo le cronache, molti nemici affogano nell'Adda e quindi abbiamo una battaglia anche particolarmente sanguinosa, che però consente a Galeazzo I Visconti di riprendere il potere definitivamente sulla città di Milano. Ma questa volta i Visconti devono affrontare anche un altro pericolo che non viene dall'esterno, ma viene dall'interno della loro stessa famiglia. Infatti c'è l'Odrisio, che era un cugino, un parente del ramo secondario che quindi era rimasto escluso dal potere, che inizia a tramare per cercare appunto di prendere il potere ai danni dei Visconti, ai danni di Galeazzo I. E sobilla Marco, che era uno dei fratelli di Galeazzo, e convince Marco a unirsi, diciamo, ad una sorta di congiura contro il fratello Galeazzo I, contro Galeazzo I, e Marco fa credere all'imperatore del Sacro Romano Impero, che era un alleato del Visconti, gli fa credere che il Visconti stava tramando contro di lui in accordo con il Papa. In realtà non era vero, ma comunque questo tranello riesce, e l'imperatore del Sacro Romano Impero dà l'ordine di imprigionare Galeazzo I insieme con il figlio Azzone e anche Giovanni e Luchino, che erano altri due fratelli. E
Poi Marco, nonostante diciamo, il tentativo di Lodrisio di sobillarlo, si pente e rivela la verità a Ludovico il Bavaro, che era imperatore del Sacro Romano Impero. Ma nonostante poi vengano liberati, i prigionieri vengano liberati, ormai è troppo tardi, perché chiaramente la prigionia aveva molto fiaccato Galeazzo I, che muore nel 1328, lasciando il potere al figlio Azzone. E abbiamo qui Azzone Visconti, qui abbiamo una rappresentazione con anche il suo nome in latino, Actius Azzone, e Azzone decide di organizzare, diciamo anche un po' memore di quello che era successo, e decide di organizzare un triumvirato, quindi di gestire il potere con altri due personaggi, che erano i suoi zii, Giovanni e Luchino. Decide di gestire il potere in modo più stabile, dividendolo con altri due personaggi che erano appunto i suoi parenti. Ma Lodrisio, rimasto ancora una volta escluso dal potere, decide di tramare per appunto prendere il potere che non riusciva mai ad ottenere. Quindi decide di radunare di nascosto un esercito di mercenari tedeschi e svizzeri, la Compagnia di San Giorgio. E entra a Parabiago attaccando battaglia. L'esercito lombardo, quindi l'esercito regolare, quello dei Visconti, del ramo principale, combatte appunto a Parabiago, ma viene colto un po' di sorpresa, tanto che Luchino Visconti, che era colui che lo guidava, viene catturato, viene legato a un noce. E questo chiaramente provoca lo sbando dell'esercito milanese, che pensa che ormai tutto sia finito, che la battaglia sia persa, e quindi si recano alcuni soldati milanesi presso Azzone, che si trova ancora nella città di Milano, e a quel punto avviene però un fatto straordinario. Azzone Visconti si ritira a pregare in una sua cappella privata, prega in particolar modo Sant'Ambrogio. E a quel punto si verifica un fatto che è stato ricordato dalle cronache del tempo, un fatto miracoloso, che è quello dell'apparizione di Sant'Ambrogio sul campo di battaglia, che era in sella ad un cavallo e iniziò a frustare i nemici ed era molto arrabbiato, quindi diciamo con una furia, con una foga iniziò a frustare tutti i nemici, dando manforte all'esercito milanese di Luchino, Giovanni e Azzone. E a quel punto i soldati milanesi regolari riuscirono a riprendere fiducia in se stessi e quindi a combattere e a sconfiggere nella celebre battaglia di Parabiago il nemico. Quindi nel 1339 abbiamo la battaglia di Parabiago, quando vengono sconfitti appunto i soldati della Compagnia di San Giorgio, che erano guidati invece da Lodrisio. E quindi si ristabilisce una volta per tutte il potere del ramo principale dei Visconti. E questo episodio è molto significativo perché nelle cronache del tempo oscurò addirittura il ricordo della battaglia di Legnano, proprio per questa leggenda dell'apparizione di Sant'Ambrogio, tanto che poi a Parabiago nel 1348 venne eretta la chiesa di Sant'Ambrogio della Vittoria, che doveva proprio commemorare questa apparizione di Sant'Ambrogio, e venne anche stabilito che si doveva compiere una processione. Una processione che doveva andare dalla città di Milano a Parabiago proprio per commemorare questo episodio, per ringraziare il santo Sant'Ambrogio di ciò che aveva compiuto per la città di Milano. E questa processione per un paio di secoli continuò ad essere in atto, poi successivamente decadde l'usanza, fu spostata direttamente nella città di Milano. E quindi abbiamo questo episodio molto importante, che viene ricordato proprio nella storiografia del tempo come uno degli episodi più celebri della storia di Milano, ma in realtà Azzone Visconti è importante non soltanto per questo, ma anche perché dotò la città di Milano di una serie di infrastrutture come ponti, strade, quindi nuove strutture urbanistiche, e poi fece anche decorare il palazzo del Broletto vecchio, che era il Palazzo Reale, che sarebbe l'odierno Palazzo Reale, che all'epoca però aveva una forma chiaramente diversa, e lo fece decorare con degli affreschi di Giotto, chiamando anche poi dei letterati presso la sua corte, quindi fu anche una corte piuttosto vivace dal punto di vista culturale, quella di Azzone Visconti.
Però se parliamo dei Visconti, poi in realtà questi affreschi appunto di Giotto sono andati perduti, chiaramente. E, se parliamo dei Visconti, non possiamo però dimenticare, saltando diciamo qualche generazione, Gian Galeazzo Visconti, che è stato il più importante della famiglia Viscontea, diciamo il personaggio sotto cui i Visconti toccarono l'apice del loro successo, tanto che proprio sotto Gian Galeazzo la signoria di Milano si estese moltissimo, comprendendo dei territori che toccavano il Veneto, il Piemonte, parte dell'Italia centrale, quindi era un territorio vastissimo, e addirittura nel 1391 riuscirono a sconfiggere Venezia nella battaglia di Alessandria, i milanesi. E questa vittoria segnò appunto l'ascesa incontrastata dei Visconti e la loro massima espansione. E nel 1395 abbiamo anche la nomina da parte dell'imperatore del Sacro Romano Impero a Duca di Milano. Quindi nasce il Ducato, quindi la signoria si trasforma in un Ducato, quindi chiaramente un titolo più prestigioso, e questo titolo poi appunto sarà passato in eredità ai discendenti di Gian Galeazzo e poi successivamente agli Sforza. E Gian Galeazzo è anche quella figura storica che decise di far costruire il Duomo di Milano, quindi a lui si deve anche la costruzione del Duomo. Nel 1386 venne posta la prima pietra, voleva una cattedrale che rivaleggiasse con le più importanti cattedrali del tempo, quindi per questo motivo decide di far costruire una nuova cattedrale e in particolare ricordiamo anche che in occasione della costruzione del Duomo, che poi vedremo più avanti, perché ha avuto una storia molto complessa che è durata circa 5 secoli, un cantiere veramente infinito, quello del Duomo, comunque il Duomo di Milano, diciamo la costruzione iniziò proprio sotto Gian Galeazzo e venne utilizzato come materiale il marmo di Candoia, che proveniva da questa città sulle sponde del Lago Maggiore, e per trasportarlo nella città di Milano venne reso navigabile il sistema dei navigli, della cerchia interna dei navigli, che era il fossato difensivo che era diciamo circostante alle mura della città di Milano. E vediamo un attimo appunto questa cerchia interna dei navigli, che era questo anello d'acqua che vedete, che circondava proprio il centro storico della città di Milano, e poi era messo in comunicazione con i tre, poi successivamente diventeranno tre grandi navigli, che erano il naviglio della Martesana, il naviglio Grande e il naviglio Pavese, quindi i tre principali navigli della città di Milano, e poi c'era questo anello d'acqua che circondava il centro storico. Ricordiamo anche, per esempio, ecco uno scorcio. Uno scorcio dell'Ottocento, un dipinto dell'Ottocento della cerchia interna dei navigli. Quindi era una città molto diversa da quella che conosciamo oggi. E ricordiamo anche che quando venivano trasportati questi marmi via fiume, quindi attraverso l'acqua, diciamo, veniva apposta su queste merci una scritta che era AUF, ad usum fabrice, cioè da essere utilizzato nella fabbrica. E questa scritta serviva per fare in modo che queste merci non venissero tassate. E poi da questa scritta, AUF, nacque l'espressione a UFO, nel senso di gratuitamente. Quindi proprio questa espressione della lingua italiana si trova origine appunto proprio da questa storia, dalla storia della costruzione del Duomo di Milano. Poi ci sono in realtà altre città che rivendicano l'origine di questa espressione della lingua italiana, come per esempio Roma e Firenze, che hanno avuto una storia di costruzione di edifici piuttosto simile, però comunque abbiamo anche questa testimonianza legata alla città di Milano. E in particolare, quindi abbiamo visto che con Gian Galeazzo i Visconti toccano il massimo della loro espansione. Ma poi in realtà questo potere dei Visconti era destinato a sgretolarsi con la morte anche di Gian Galeazzo, quindi lui aveva cercato di affidare, diciamo, ai migliori capitani d'Italia, ai capitani di Ventura,
alcuni territori, e in particolare i suoi figli che erano tutti minorenni, ma in parte questi grandi territori, questa espansione territoriale iniziò appunto a sgretolarsi dopo la morte di Gian Galeazzo. E arriviamo così all'ultimo dei Visconti, che è Filippo Maria Visconti. Filippo Maria Visconti fu l'ultimo era il figlio di Gian Galeazzo, e in particolare la sua morte nel 1447, che cosa accade? Che non aveva eredi, e quindi è una situazione molto instabile, perché abbiamo diverse potenze che cercano di impadronirsi del Ducato di Milano. Chiaramente, non essendoci degli eredi, c'era il tentativo di rivendicare i diritti sul Ducato di Milano. E abbiamo diversi contendenti che scendono in campo, come per esempio i francesi, Napoli, poi abbiamo anche il duca di Savoia, quindi ci sono diversi contendenti che cercano di prendere possesso del Ducato di Milano. E ricordiamo che Filippo Maria Visconti morì nel 1447, e a quel punto i cittadini, diciamo, nella confusione che seguì appunto queste rivendicazioni da più parti, minacce esterne e instabilità di potere, i cittadini decidono di proclamare una repubblica, la Repubblica Ambrosiana. E quindi c'è un consiglio di cittadini, che erano 24 capitani e difensori della libertà, era questo il nome della carica, che dovevano gestire il potere. Ma chiaramente questa Repubblica Ambrosiana era un organismo politico piuttosto debole, perché comunque doveva essere difeso da tutti questi nemici che cercavano di impadronirsi del Ducato di Milano. E quindi la Repubblica Ambrosiana decide di chiedere aiuto a un condottiero molto importante, che è Francesco Sforza. Lo vediamo qui in dipinto. Francesco Sforza era un capitano di ventura, cioè un condottiero esperto nell'arte militare, che era figlio di Muzio Attendolo, anche egli capitano di ventura, e che in realtà aveva poi avuto il soprannome di Sforza, forse per la sua forza fisica, e poi l'aveva trasmesso in eredità come un cognome ai suoi discendenti. Quindi in realtà il vero cognome era Attendolo, però poi assunsero il cognome di Sforza, che poi è il cognome con cui sono conosciuti proprio storicamente. Francesco Sforza, che già si era distinto al tempo di Filippo Maria Visconti, perché ne aveva sposato la figlia Bianca Maria Visconti, in particolare Francesco Sforza decide di mettersi al servizio della Repubblica Ambrosiana per sconfiggere i nemici della Repubblica, che sono soprattutto costituiti da Venezia, il duca di Savoia, ma soprattutto Venezia era la tradizionale nemica di Milano. E abbiamo a quel punto una battaglia importante nel 1448, che è la battaglia di Caravaggio, dove lo Sforza, a capo delle truppe della Repubblica Ambrosiana, riesce effettivamente a sconfiggere i nemici. Ma in seguito lo Sforza decide di compiere un voltafaccia, perché in realtà era molto interessato a prendere il potere per sé. E quindi a Rivoltella, frazione di Desenzano del Garda, firma un accordo segreto con Venezia, per cui si sarebbe spartito i territori con la Repubblica di Venezia, e quindi si sarebbe messo al servizio della Repubblica di Venezia contro Milano. E a quel punto abbiamo questo voltafaccia dello Sforza nei confronti della Repubblica Ambrosiana, che chiaramente viene poi scoperto, viene scelto un altro condottiero, Carlo Gonzaga, al posto di Francesco Sforza, ma ormai è troppo tardi. Lo Sforza, aiutato anche dalle truppe veneziane, riesce a prendere Tortona, poi Alessandria, Vigevano, quindi riesce ad avvicinarsi sempre di più alla città di Milano, e poi nel 1450 entra a Milano e si proclama duca. Quindi abbiamo poi nel 1454, con la pace di Lodi, un riconoscimento ufficiale da parte delle altre potenze della successione dello Sforza al ducato. E così inizia la dinastia degli Sforza, con questo intervento appunto di Francesco Sforza, e poi questa dinastia vedrà quattro duchi, e poi appunto vediamo cosa succederà. Lo Sforza, una volta preso il potere, decide comunque di fare delle opere pubbliche,
per ringraziarsi la popolazione, perché chiaramente aveva preso il potere in questo modo un po' rocambolesco e voleva chiaramente conquistare il favore dei sudditi. E decide di costruire un'opera molto importante nel 1456, quindi poco dopo proprio l'ascesa al potere, che è l'Acca Granda. Oggi noi la conosciamo in un altro modo, perché è la sede dell'Università degli Studi, cioè della Statale di Milano, in via Festa del Perdono. E in particolare Francesco Sforza decide di costruire questo edificio che doveva essere un ospedale, quindi aveva tutta un'altra funzione, era l'ospedale maggiore di Milano che doveva coordinare tutte le attività appunto ospedaliere, perché prima c'erano solo degli ospizi che erano sparsi per la città di Milano e non c'era invece un ospedale che potesse coordinare tutto. E decide appunto di far costruire questo edificio, e a progettarlo è Antonio Averuino, detto il Filarete, che gli era stato suggerito tra l'altro dal signore di Firenze, quindi, e venne appunto questo architetto appositamente per progettare la Ca' Granda. E vediamo innanzitutto la sua struttura. È un edificio che si presenta diviso da questo portale d'accesso in due parti perfettamente simmetriche. E possiamo notare questi due piani con un fregio di carattere floreale che unisce la parte superiore con la parte inferiore, e poi possiamo notare queste arcate a tutto sesto, quindi arrotondate, e poi anche le arcate a sesto acuto, cioè appuntite, che si trovano qui, e poi possiamo notare anche dei busti sporgenti, che sono proprio una caratteristica dell'architettura rinascimentale. L'uso di questi medaglioni, questi busti sporgenti di personaggi del passato, quindi personaggi della storia italiana. E poi possiamo notare questo portale d'accesso che in realtà è successivo perché venne aggiunto nel 600 e abbiamo in basso nelle nicchie Sant'Ambrogio e San Carlo Borromeo e nella parte superiore i riferimenti alla Vergine Maria. Quindi il portale è barocco, venne aggiunto dopo, però in realtà il grosso dell'edificio è rinascimentale. Ricordiamo anche che questo edificio purtroppo subì dei danneggiamenti nella Seconda Guerra Mondiale durante i bombardamenti del 1943, quindi è stato danneggiato, poi è stato subito dopo restaurato e il suo restauro è considerato un vero e proprio capolavoro appunto del restauro. Quindi infatti proprio non si direbbe che è stato danneggiato, perché sembra proprio che sia un edificio che venga direttamente dal Rinascimento nella nostra epoca. E poi diciamo, quindi poi divenne nel 1900, perse la sua funzione di ospedale nel 1939, e negli anni 50 divenne sede dell'Università Statale. Quindi oggi ha questa funzione di sede universitaria. E un altro edificio che si lega al nome degli Sforza è sicuramente il Castello Sforzesco, che appunto anche nel nome conserva proprio un riferimento a questa importante famiglia italiana. E il Castello Sforzesco venne edificato sempre in questi anni in cui Francesco Sforza era al potere, e in particolare venne edificato sui resti di un precedente castello, che era il Castello di Porta Giovia, che era un castello visconteo che era stato abbattuto al tempo della Repubblica Ambrosiana. Quindi venne edificato sopra i resti di questo precedente castello e si decise appunto di costruire una nuova sede, una residenza ducale per lo Sforza. E lo Sforza, ricordiamo anche che volle conservare come emblema, come stemma, il simbolo del Biscione, quindi del Biscione dei Visconti, dato che appunto non essendo membro di una famiglia nobile non aveva un proprio stemma. E decise quindi di utilizzare ancora questo simbolo del Biscione, ed è per questo che lo troviamo rappresentato sul Castello Sforzesco, ed è anche per questo che è diventato poi un simbolo della città di Milano. Il Castello Sforzesco è caratterizzato da quattro torri, due poligonali, altre due quadrate, e in particolare poi troviamo la quinta torre, che è quella del Filarete, perché fu sempre progettata da Antonio Averuino, detto il Filarete, colui che aveva progettato anche la Ca' Granda. E questa torre in realtà venne poi ricostruita nel 600, perché venne danneggiata da un fulmine. E ricordiamo anche che il Castello Sforzesco è stato restaurato
da Luca Beltrami a fine 800 fino al 1905, che sono terminati i lavori di restauro, e noi possiamo chiaramente avere un indizio di ciò dal fatto che, per esempio, c'è un bassorilievo qui che rappresenta il re Umberto I, re d'Italia, morto nel 1900, quindi c'è questo riferimento alla storia più contemporanea che ci fa anche capire che il castello è stato comunque restaurato. Il castello Sforzesco poi ha avuto una storia anche piuttosto complessa perché a un certo punto divenne, dopo la caduta degli Sforza, sede di esercitazioni militari e poi in epoca napoleonica si pensò addirittura di o demolirlo o trasformarlo completamente in senso neoclassico. Ci furono più volte in cui si pensò di demolirlo, ma poi alla fine prevalse il desiderio di restaurarlo e di preservare appunto questa costruzione che comunque testimoniava un pezzo di storia importante della città di Milano. E per quanto riguarda Francesco Sforza, morì nel 1466 e poi in seguito il potere fu assunto da Galeazzo Maria Sforza, che però governò in modo piuttosto tirannico e quindi venne assassinato poco dopo, dopo qualche anno, sul sagrato della chiesa di Santo Stefano. E a quel punto il potere passò a Gian Galeazzo Sforza, che però era molto piccolo all'epoca, aveva circa 7 anni e quindi venne posto sotto la tutela della madre Bona di Savoia. A quel punto, a questa decisione, diciamo, di utilizzare come reggente la madre, si oppose un personaggio che sarebbe diventato molto importante nella storia di Milano, che era Ludovico Sforza, detto il Moro, e aveva questo soprannome. Secondo le cronache del tempo, o perché era scuro di carnagione o perché era scuro di capelli, come farebbe pensare questo ritratto, più probabilmente perché portò in Lombardia la coltivazione del gelso, che in latino si dice morus e in lombardo moron, e quindi Moro per questo motivo. Quindi ci sono diverse interpretazioni sull'origine di questo curioso soprannome. Ludovico il Moro era un ambizioso che chiaramente voleva il potere per sé e quindi cercò di tramare ai danni di Bona di Savoia e di estrometterla dal potere. E in particolare riuscì in un primo momento a organizzare una sorta di congiura con il suo fratello Sforza Maria Sforza, ma poi vennero, diciamo, scoperti e allontanati, furono mandati in Toscana, quindi furono allontanati dai territori del Ducato di Milano. In seguito però Ludovico il Moro si riuscì a riconciliare con Bona di Savoia ed estromise il suo principale consigliere che era Cicco Simonetta e nel 1480 si fece affidare il ruolo di reggente. Quindi Ludovico il Moro divenne reggente per il nipote Gian Galeazzo e in particolare il periodo della reggenza del Moro è considerato il periodo più di splendore del ducato sforzesco, quindi il periodo migliore del ducato di Milano, sia da un punto di vista politico, da un punto di vista culturale, da un punto di vista economico. E Ludovico il Moro chiamò presso di sé, presso la sua corte, molti importanti intellettuali e artisti, ricordiamo Bramante, Leonardo da Vinci soprattutto, che si dedicarono appunto a diverse opere all'interno appunto della sua Milano e ricordiamo per esempio una basilica che venne costruita in questi anni, in realtà la costruzione era iniziata un po' prima dell'avvento di Ludovico il Moro come reggente, ma poi proseguì in questi anni, ed era la chiesa di Santa Maria delle Grazie, che Ludovico il Moro voleva come sepoltura, come luogo di sepoltura della sua famiglia e di se stesso, chiaramente, poi non riuscirà a realizzare questo desiderio. La chiesa di Santa Maria delle Grazie si presenta come un edificio in stile rinascimentale, poi è stato in parte rimaneggiato nel corso dei secoli, c'erano per esempio in epoca barocca due portali qui ai lati che poi sono stati asportati per renderla più in linea con il gusto rinascimentale precedente. E vediamo l'interno brevemente, quindi con queste decorazioni in stile ancora tardo, a metà fra il tardo gotico e il rinascimentale, vediamo questi arcate decorate con mattonelli di fiori, poi ci sono questi disegni di carattere geometrico, poi troviamo dei medaglioni con figure di santi, un altro elemento tipico invece del Rinascimento, e questi elementi di raggi di sole,
che ricordano invece più un gusto tardo-gotico medievale, quindi un gusto precedente. Ma questa chiesa è legata anche ad un affresco molto importante, che in realtà non è propriamente un affresco, ma è stato realizzato con una tecnica particolare, ed è la famosissima Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci realizza quest'opera a fine 400, proprio l'ultimo decennio del 400, e in particolare si trova nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, quindi proprio nel convento della chiesa che abbiamo visto adesso. E l'Ultima Cena rappresenta un episodio tratto dal Vangelo di Giovanni, per cui Gesù dice: "In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà." E ci sono tutti gli apostoli che hanno delle reazioni proprio sgomente, sorprese nei confronti di questo annuncio che viene dato da Gesù. E notiamo però che l'espressione di Gesù è molto serena e composta, e poi anche che appare un po' isolato rispetto agli altri personaggi che sono raggruppati a gruppi di tre. E Giuda è questo che conta il denaro come simbolo appunto del tradimento, della corruzione, quindi questo aspetto. E ricordiamo anche che la tecnica utilizzata da Leonardo da Vinci per realizzare quest'opera è stata una tecnica sperimentale con tempera mista che diciamo, ha fatto sì che il dipinto si deteriorasse molto presto. Quindi già in realtà pochi decenni dopo la realizzazione di quest'opera in realtà il quadro aveva iniziato a deteriorarsi moltissimo. E poi ci vollero quindi continui restauri, in particolare subì anche diciamo, le intemperie della Seconda Guerra Mondiale. Infatti il convento venne colpito da un bombardamento del 1943, ma per fortuna il muro su cui si trovava l'Ultima Cena rimase miracolosamente in piedi. Però chiaramente il fatto che il tetto del convento fosse stato scoperchiato espose agli agenti atmosferici e a ulteriori danneggiamenti l'opera. Quindi poi fra gli anni 70 e gli anni 90 del Novecento si sono succeduti diversi tentativi di restauro, e proprio perché è un dipinto molto delicato che è soggetto facilmente a deterioramento, proprio per il fatto che Leonardo da Vinci aveva utilizzato questa tecnica inconsueta, particolare, che non era la tecnica che comunemente si utilizzava per gli affreschi. Tornando invece alle vicende storiche, Ludovico il Moro quindi segna un po' il periodo in cui Milano è al massimo splendore, ma diciamo che iniziano a crearsi una serie di problemi, soprattutto quando Gian Galeazzo, che nel frattempo aveva preso moglie e si era sposato con la nipote del re di Napoli, che apparteneva alla dinastia aragonese, aveva diciamo, iniziato a tenere corte presso Pavia, quindi c'erano due corti distinte, una era quella di Ludovico il Moro, che formalmente aveva il titolo di reggente, e un'altra era quella di Pavia, dove si era invece ritirato Gian Galeazzo, che nel frattempo era cresciuto, aveva preso moglie, ma non sembrava intenzionato a governare. A quel punto Ludovico Sforza, che temeva moltissimo il fatto che Gian Galeazzo potesse appoggiarsi al re di Napoli per vincoli di parentela, dato che aveva sposato la nipote del re di Napoli, stringe un accordo con il re di Francia, Carlo VIII, che poi giunse in Italia nel suo tentativo di conquistare dei territori in Italia, quindi ci sarà la famosa campagna del 1494 in cui Carlo VIII, re di Francia, giunge in Italia e viene anche ricevuto con tutti gli onori da Ludovico il Moro, che vuole contare sulla sua alleanza. Ma a un certo punto, diciamo che poi nel frattempo muore anche Gian Galeazzo, quindi il Moro diventa ufficialmente il duca della città di Milano. Ma a quel punto il pericolo delle armi straniere è sempre più pressante, perché ormai Carlo VIII, che era venuto in Italia con il favore, guardato con favore da alcuni signori italiani come Ludovico il Moro, in realtà vuole avviare la sua campagna di conquista. E quando si spinge fino a Napoli, a quel punto abbiamo la preoccupazione del Moro, di Ludovico il Moro, che decide di creare una Liga antifrancese in cui dovevano entrare a far parte il Papa e Venezia. Quindi un po' tutti i signori italiani che temevano il re di Francia. Ma succede che questa coalizione, in seguito quando
si sfalda completamente quando al posto di Carlo VIII diventa sovrano dopo la morte di Carlo VIII Luigi XII. Luigi XII, re di Francia, riesce ad allearsi con il Papa e Venezia, che tradiscono così l'alleanza con Ludovico il Moro, e riesce a spodestare nel 1499 Ludovico Sforza, prendendo Milano. E Ludovico Sforza chiaramente non si rassegna alla perdita di Milano, alla perdita del suo potere, e quindi decide di ritirarsi per rifugiarsi ad Innsbruck presso l'imperatore del Sacro Romano Impero, che gli era rimasto invece alleato. Raduna un esercito, formato per lo più da truppe svizzere e tedesche, ma nel tentativo di riprendere Milano viene sconfitto nella battaglia di Novara e a quel punto viene preso prigioniero dai francesi nel 1500 e in questo modo viene poi portato in Francia dove poi morirà successivamente nel 1508, quindi avrà una fine anche piuttosto ingloriosa. In questo modo i francesi diventano padroni del Ducato di Milano e cessa la dinastia degli Sforza al potere. Poi ci saranno altri duchi della famiglia Sforza, ma saranno sempre, diciamo, sorretti dalle armi straniere. Quindi, diciamo, il Ducato di Milano come entità indipendente viene proprio a cessare perché diventa parte, del, Regno di Francia in questo caso. E poi ci saranno diverse dominazioni straniere, per circa 360 anni. Quindi Milano, da questo momento in poi, dalla caduta di Ludovico Sforza, vedrà sempre di più le occupazioni, straniere. E finisce quindi il periodo un po' d'oro, che era quel periodo appunto di Ludovico il Moro, un periodo diciamo che è un po' anche il canto del cigno del Ducato sforzesco, quindi il periodo di massimo splendore, ma anche l'ultimo grande periodo d'oro del Ducato di Milano. E quindi concludo così con la caduta di Ludovico il Moro, e poi vedremo nella prossima lezione le dominazioni straniere. E ho cercato appunto di condensare tutto nella lezione, di affrontare appunto tutte le dinastie che hanno governato la città di Milano e quindi ho dovuto tagliare su alcune cose chiaramente e farlo in modo più sintetico, però comunque spero che sia stato utile questo ripasso.